Aforio, perché questo significa che il cittadino è al centro di questa operazione che noi dunque andiamo dunque a fare. Si è tentato anche precedentemente, ma con azioni molto, molto diciamo, flebili, molto lente, molto quasi silenziose, di poter arrivare a un sistema diverso dunque, di raccolta. Oggi parte da Aforio questa sperimentazione, d'accordo anche di intesa anche con gli altri sindaci, proprio perché poi questo sistema ci cercheremo, se va bene, di adattarlo anche su tutta l'isola d'Ischia, perché con gli altri sindaci ne abbiamo dunque parlato. Il problema dei rifiuti diventa sempre di più un problema pesante, sia da un punto di vista estetico, ma soprattutto da un punto di vista dunque ambientale. Perché sembra sempre uno slogan, però ricordiamolo ancora una volta che un rifiuto differenziato diventa una risorsa. Esattamente, è il concetto che dobbiamo trasmettere alla cittadinanza, dobbiamo cercare di far capire ai cittadini, a tutta la popolazione, che il rifiuto non è un rifiuto ma è una risorsa. Quindi verranno messe in atto numerose attività e diciamo iniziative che serviranno proprio ad ottimizzare quella che è la gestione dei rifiuti urbani domestici, con l'obiettivo appunto di riuscire a rendere diciamo più partecipe la totalità della cittadinanza foriana. Ed è ovvio che la parte più grande dovranno farla i cittadini stessi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono loro che possono fare la differenza. Avranno sicuramente tutto il nostro supporto e tutto il supporto da parte del nostro staff, ma ovviamente il cittadino deve sentirsi il vero protagonista di tutta questa campagna, di questo nuovo sistema di raccolta differenziata e di quella che sarà la campagna di sensibilizzazione che verrà messa in atto da qui a breve.